Ma adesso, dato che dovete lasciarmi un like e subscrivervi al canale, è il momento dell'unboxing con inquadratura storta. Quindi la giriamo e la facciamo storta. Mi hanno regalato questo. Questo me lo ha regalato il mio amico Cuba dal negozio Computronic. Ed è un meraviglioso alimentatore, anzi è una sorgente elettrica di corrente continua. Una sorgente elettrica di corrente continua, una cosa incredibile. Prodotto dalla Solma, che non so neanche se esiste, vediamo se Solma, no. Solma è un villaggio nella zona del Nepal. E quindi adesso cercheremo informazioni su questa meravigliosa azienda che produce questo oggetto altamente tecnologico, questa sorgente elettrica di corrente continua. Shantou Solma Electrical Industry Company. Ecco, cerchiamola. Vediamo un po'. Shantou Solma Industry. Vediamo se hanno un sito internet. No. C'è un elenco di compagnie, ma non hanno un vero e proprio sito. Vediamo. Mi sa di no. Capitale registrato di 1.000.000 di yen. Yen? Sì, non è che trovi molto su questa. No. Non si trova molto. Shenzhen Solma. Va bene, non hanno un sito, perché evidentemente... Vabbè, meglio che non parlo. Shantou Solma. Cerchiamo solamente questo. Niente. List of companies. Trades. Eccolo qui. SL308. È lui, un adattatore universale, meraviglioso. Va bene, vediamo un po'. La confezione è altamente professionale, in cartone, made in China, cartone, puro cartone. E qua abbiamo una descrizione. Questo prodotto è usato solo all'interno, quindi solamente all'interno si può usare, in inside only. Può essere usato per una varietà di piccoli tipi di equipaggiamenti elettronici che usano sorgenti di potenza di batterie. Per esempio computer elettronici, quindi i computer elettronici posso alimentare. Radio, registratori, Walkman, macchine ripetitrici, le macchine che ripetono le cose. Set ricreazionali, quindi dei set di cose che fanno che ti ricreazionano praticamente e così via. Questo prodotto è molto più efficiente delle batterie a secco. Può anche salvare energia e proteggere l'ambiente. Questo protegge l'ambiente, è meraviglioso. TT, che non capisco che cos'è TT, ha electronic training wave, but no noise, and the sound is pleasing to the ear. Cosa c'entra il suono con sta roba? Vabbè, comunque, prima di tutto controlla, che cazzo dice qua? Controlla la pressione elettrica ratificata che marchia alla macchina che usa l'elettricità. Bene, controlliamo questa pressione. Dopodiché pulla lo switch cambiabile della pressione elettronica. Make sure it points at the electric pressure. It is suitable to the electricity using machine. Ok, vabbè, diciamo che abbiamo capito. Bisogna controllare la qualità degli elettrodi sulla macchina. Attenzione, bisogna controllare la qualità degli elettrodi. Gli elettrodi sulla macchina. Bisogna essere sicuri che puntino alla pressione elettronica adatta
alla macchina che utilizza l'elettricità, quindi bisogna controllare la qualità di questi elettrodi. La qualità va controllata sulla macchina, se i due segni sono così, settare lo switch così e così via. Dopodiché scegli il plug giusto e inseriscilo nel connettore della macchina che immagino succhi l'elettricità. Quando la luce rossa è accesa, la macchina può funzionare normalmente. Questo oggetto tira fuori da 1,5 a 12 volt con ben 500 mA, mezzo ampere. Ma adesso apriamo questo oggetto meraviglioso. Guardate la user experience di aprire questa meravigliosa scatola di cartone. È vero cartone, non è mica falso, è vero cartone. E all'interno cosa c'è? C'è lui. C'è la meravigliosa sorgente di elettricità a corrente continua, di energia. Fantastico, guardate, ha delle tacche sotto, mezze chiuse perché sono progettate appositamente così. La finitura è fantastica. Cavo altamente professionale con ben 4 connettori. 4 meravigliosi connettori per tutti gli usi. Ed ecco qua. Meravigliosa. Input, mi raccomando, controllate sempre l'input che sia 220 e l'output è questo qua, regolabile, made in China, con 30.000 certificazioni sicuramente reali. Ed ecco lo switch per cambiare la tensione da 1,5 a 3 fino a 12 e la polarità positivo. Quindi se noi lo spostiamo verso il meno, il positivo è lì. Vabbè, non si capisce, ma noi ce ne fottiamo. A questo punto proviamo, dobbiamo togliere questa fascetta ultra professionale meravigliosa. Guardate che fascetta incredibile, questa può essere utilissima per un sacco di usi. Ed è anche pieghevole, che meraviglia, la metto qui. Adesso lo colleghiamo e vediamo un po'. Colleghiamolo immediatamente, devo liberare una presa. Ecco, lo collegheremo qui. E lo setteremo a 1,5 volt. Ecco, si è acceso. Fantastico, guardate che professionalità questo incredibile LED, è pazzesco. Ha una luminosità pazzesca. Già percepisco la sorgente di elettricità a corrente continua. La percepisco. Vediamo adesso di misurare effettivamente cosa esce da qui. Prendo il tester e vediamo un po'. Lo metto a terra. Dovrebbe darci 1,5 volt. Beh, proviamo questo. E effettivamente ci dà 7,23 volt. Ottimo, direi. E con la polarità al contrario. Quindi adesso invertiamo la polarità. 7,21 volt. Adesso switchiamo a 3 volt. Siamo a 9,46, 10, 11, 12 e sempre 12. Ora, perché vi direte questo comportamento animale? Perché settato a 1,5 volt me ne tira fuori 7,25? Beh, è semplice, perché questo non è un alimentatore switching, questo è un alimentatore con trasformatore e la tensione a vuoto è sempre schifosa, cioè non è quello che si pensa. Vediamo se gli do questa lampadina, che è un po' troppo forte, però voglio vedere se l'alimentatore si siede. Infatti, l'alimentatore si siede
e il LED, come potete vedere, quando lo adesso la collego, il LED si abbassa di luminosità. Bene, ottimo, fantastico. Adesso vediamo un attimo se riesco a fare il collegamento fisso con due cavi, con i morsetti. Riesco a prenderli, che sto bestemmiando come un turco. Positivo. Il cazzo è il negativo. Qua. Minchia, già 10 minuti per questa stronzata. Mi odierete. E ora noi lo colleghiamo. Negativo qua. Anzi, diciamo che andiamo direttamente qui. E positivo qua. Ecco. Così misuriamo direttamente mentre gli diamo il carico bestiale. Perché questa lampada assorbe troppa corrente. Sicuramente non 500 mA. Quindi quando io gli vado a dare la lampada, lui scende a 0,6 volt. Va bene, ci serve una lampada migliore. Dal cassetto delle lampade ho tirato fuori questa, che è da 6,3 volt, ma adesso la proviamo. E nel frattempo leggeremo anche la tensione. Adesso è settato a 1,5 volt. E lui me ne tira fuori 5. Incredibile. Questo coso è proprio a cazzo. Va bene, 5 volt. Se alzo, me ne tira fuori 6,5. Se alzo ancora, me ne tira fuori 7,18. Vediamo se bruciamo la lampadina. Se alzo ancora, me ne tira fuori 7,83. 8,41. 8,26 è sceso. Perché si sta bruciando la lampadina? 8,39. Beh, insomma, il funzionale funziona. Tira veramente fuori tensioni a cazzo. Bello però il fascino delle lampadine. Ecco, abbassiamo la luminosità, vediamo se la tiene. Che bello. Ecco, adesso l'ho spento. Comunque la lampadina non brucia, il che è un peccato, e questo test finisce qui. Ma qua dimenticavo che dobbiamo fare una cosa estremamente importante. Dobbiamo assolutamente aprirlo per controllare come è fatto dentro. Dobbiamo capire come funziona questo meraviglioso pezzo di tecnologia. Quindi adesso noi lo apriremo. Ci sono ben tre viti, non due, non una, ma bensì tre meravigliose viti a croce, quindi non Torx. Questo è un altro fantastico punto a favore. Viti magnetiche, come vedete. Ciò rende molto comodo aprire l'apparecchiatura per la manutenzione. Noi adesso dobbiamo sicuramente fare manutenzione su questa apparecchiatura. Meraviglioso, questo oggetto è meraviglioso. Io più lo uso e più mi meraviglio, sono pieno di meraviglia, la meraviglia è in me. Guardate queste viti, sono fantastiche, guardate con che cura. E adesso dovrebbe aprirsi, infatti si apre molto facilmente e guardate all'interno. C'è addirittura un circuito elettronico. È un fantastico trasformatore. Ora vediamo se riusciamo ad aprire. Ecco, basta sganciare qua e abbiamo aperto questo circuito elettronico. Meraviglioso. C'è un gigantesco condensatore da 1000 microfarad a 16 volt e ben 4 diodi. 4 diodi, quindi abbiamo un ponte di Grez per il raddrizzamento, una resistenza che sicuramente pilota
il LED, il diodo a emissione di luce, che è un oggetto meraviglioso, e poi questo fantastico trasformatore giallo e viola con la separazione tra primario e secondario. Tra l'altro qui vediamo un filo che sicuramente è proprio un pezzo di filo. È meravigliosa questa scoperta, guardate, i progettisti hanno lasciato un dono, un easter egg, una sorpresa per chi apre questo oggetto. Troverà un pezzetto di filo con cui fare tantissime cose. Bellissimo, è bellissimo. Di che marca è il condensatore? Vediamo. Non si capisce, non si capisce. Deve essere sicuramente qualcosa di altamente professionale. Quindi adesso noi lo rimettiamo al posto. Cerchiamo di richiudere questa meraviglia della tecnica. Vedete, qua abbiamo i fili. Sicuramente per l'inversione della polarità qui. E qua abbiamo la selezione dei secondari del trasformatore, delle prese sul secondario per ottenere la tensione desiderata. Meraviglioso, semplicemente meraviglioso. È incredibile. Ora lo richiudiamo. Per richiuderlo dobbiamo allineare il circuito con il foro. Ecco, facciamo così. Fantastico. Ora allineiamo il foro. E rimettiamo le viti, se ci riusciamo, perché non è sempre facile avere a che fare con apparecchiature così sofisticate. Tra l'altro sto anche utilizzando un cacciavite inadeguato, perché questo è a taglio e le viti sono a croce. Lo so, questo non è assolutamente professionale. Però purtroppo ho solo questo e quindi al momento posso solo fare così. Bene, adesso che abbiamo richiuso questo fantastico pezzo di tecnologia, dalle finiture a buccia d'arancia come potete vedere, guardate che meraviglia, è fantastico, fantastico. Non ho mai ricevuto un regalo così bello. Grazie Cuba, sei veramente un grande amico. Grazie, è fantastico. 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 Ah, che oggetto meraviglioso.